Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel primo video dei libri dell'avvento. Allora, come ho detto, questo è il primo di una serie di video che accompagneranno la nostra attesa al Natale, quindi io pubblicherò un video al giorno da oggi fino al 25 dicembre. Allora, vi spiego come funziona il mio Libri dell'Avvento, tanto per darvi un'idea generale, insomma, poi ovviamente lo spiego solo in questo video, tutto il resto poi saranno incentrati sull'argomento principale. Allora, ho deciso di fare un video al giorno per tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, quindi ogni giorno, la mattina alle 8, uscirà un video in cui parlo di libri. Ci saranno book tag, DIY, ci saranno consigli librosi, ovviamente anche video appartenenti alle varie rubriche, tra cui vita da libraia, ci saranno idee regalo da fare appunto per Natale, insomma mi sono veramente sbizzarrita con tanti tipi di video. Poi il sabato invece non uscirà niente e la domenica uscirà il vlog della settimana appena trascorsa. In questo modo non sarò diciamo così presa ogni giorno dover pubblicare un vlog, che sapete non è una cosa semplicissima. Mi sono potuta in questo caso organizzare in anticipo, però un piccolo riassunto della mia settimana pre-Natale mi sembrava carino anche, insomma, farvelo vedere, così vedrete le attività che faccio, gli spettacoli, tutto ciò che il negozio mette in atto durante il periodo natalizio, insomma cerco di coinvolgervi anche nella mia vita. E comunque il vlog appunto sarà soltanto la domenica, in questo caso oggi è giovedì, quindi vedrete un video domani, il sabato niente, domenica il vlog di questi primi due giorni di dicembre. Basta, spero di essere stata chiara. Comunque io ovviamente vi raccomando di guardare tutti i video perché mi sono davvero impegnata e spero che vi possano piacere, ecco, alla fine, perché in ogni caso lo faccio per me ma lo faccio anche per chi mi guarda. Il primo video che faccio oggi riguarda delle letture che io vi consiglio per entrare nell'atmosfera natalizia. Mi sembra giusto, il primo dicembre ormai ci siamo, quindi è giusto fin dal principio cominciare ad entrare in questa atmosfera, quindi dei libri che parlano di Natale o che sono ambientati nel periodo natalizio. Avevo deciso di proporvi 5 libri che io non avrei letto, che in realtà insomma vi avrei mostrato raccontandovi le trame e insomma come un consiglio di lettura per Natale. Oltretutto sono tutti libri non tanto conosciuti, a parte uno che è un grande classico, il resto sono anche libri un po' particolari che io perlomeno non conoscevo. Poi ovviamente avendoli in casa non ho resistito, quindi 3 di questi li ho letti, quindi chiaramente vi farò sapere anche cosa ne penso e questo sarà anche un po' un video delle letture, comunque sono tutti a tema natalizio. Cominciamo! Il primo libro che ho letto a tema natalizio è stato Il regalo più bello, Storie di Natale, edito da E.T. Biblioteca, quindi dell'Einaudi, una collana dell'Einaudi, e ad un costo di 17 euro. Allora, questa è una raccolta di racconti, come dice appunto il titolo, anzi il sottotitolo, è una raccolta di racconti che mi ha completamente coinvolta ed incantata. Io non sono abituata a leggere raccolte di racconti perché non le leggo praticamente mai e quindi questa è stata una meravigliosa scoperta. Prima di tutto per quanto riguarda gli autori, perché ce n'è una varietà infinita, ci sono autori vivi, autori che non ci sono più, autori italiani così come autori stranieri, autori più recenti così come autori più vecchi, uomini e donne, e soprattutto le tematiche sono varissime perché affrontano il Natale sotto tantissimi punti di vista. Quindi sì, abbiamo le storie che parlano del Natale come lo intendiamo noi quando guardiamo i nostri classici film natalizi, quindi non so, il Natale inteso come momento di ritrovo, beneficenza, sogni che si realizzano, amare il prossimo, eccetera, però ci sono anche storie che analizzano gli altri aspetti del Natale, quindi a volte l'aspetto delle persone che lo vivono in senso più materiale, oppure la solitudine di alcune persone a Natale, il vivere il Natale in famiglia, quali tipi di famiglia si intende, insomma veramente una grande varietà.
Per quanto riguarda gli autori, voglio leggervene alcuni perché così capirete quanto, insomma, alla fine, quanta sostanza ci sia in questo libro. Quindi abbiamo Mark Twain, abbiamo Hans Christian Andersen, Louisa May Alcott, Francis Scott Fitzgerald, Elsa Morante, Guido Gozzano, Dino Buzzati e così via. Insomma, autori, come avete visto, italiani e stranieri, che propongono tante varietà di tematiche. E proprio per quanto riguarda le tematiche, come è scritto anche nell'indice, abbiamo Natale da sogno, Natale amaro, Buon Natale, Natale in famiglia, Strano Natale, Natale magico e poi un epilogo. Quindi praticamente le storie sono raggruppate appunto in base agli argomenti, quindi abbiamo 3, 4, 5 storie per argomento e che affrontano i vari aspetti del Natale. La mia preferita è La triste notte del diavolo di Leopoldo Alla Claren, credo, scusate, questo non lo conoscevo, comunque è sicuramente la mia storia preferita. Ci sono chiaramente di più belle e di meno belle in base anche ai gusti personali, ma io l'ho trovato incantevole non solo perché ci fa conoscere una grande varietà d'autori che alla fine ci può effettivamente spingere a conoscerli in modo più approfondito, e poi perché ci dà uno spettro di sensazioni e di emozioni legate al Natale che ci permette di entrare a pieno regime anche noi in questo periodo. E quindi niente, io ve lo straconsiglio, soprattutto da leggere la sera, una bella storia ogni sera vi accompagnerà fino al Natale e l'ho trovato veramente bello. Il secondo libro che ho letto è stato Ricordo di Natale di Truman Capote, penso si dica Capote, correggetemi se sbaglio, comunque è un librettino piccolissimo illustrato con quella che sembra una fiaba per bambini, come vedete è scritto grande e ci sono appunto le varie scene rappresentate anche graficamente. E niente, praticamente è la storia di un bambino che vive in una casa insieme ad una zia anziana e sono, ecco, i due sono particolarmente legati soprattutto perché la zia ha una mente molto infantile, quindi particolarmente ingenua, delicata, innocente, che quindi si trova bene con il bambino e insieme a degli altri parenti che mal sopportano la presenza di queste due persone. Loro hanno una tradizione a Natale e come ogni anno risparmiano tutto l'anno per andare a comprare gli ingredienti per fare un tipico dolce natalizio, il panfrutto, che loro non solo mangiano ma che regalano anche alle varie persone che durante la loro vita sono in qualche modo entrate in contatto con loro. Uno tra questi è anche il presidente degli Stati Uniti. La storia è veramente dolcissima, è delicata, è bella soprattutto perché sottolinea l'importanza dell'amicizia, ma soprattutto del dono, in quanto non è importante, da questa storia si capisce, non è importante soltanto l'oggetto che doniamo, ma è proprio la nostra anima che viene donata insieme all'oggetto e che ci legherà per sempre alla persona alla quale abbiamo voluto fare un regalo. Oltretutto si dice che Truman Capote abbia voluto raccontare un ricordo suo personale in una vita molto difficile che gli ha visto vivere un'infanzia particolarmente appunto difficile. Questo si dice che sia uno dei pochi ricordi felici che lui ha e ha voluto trascriverlo, ecco, in un piccolo libro. Una bellissima storia. Terzo libro letto durante il mese è stato La mattina del 25 dicembre di C.H.B. Kitchen, penso si pronunci. Comunque questo è edito da Polillo Editore, collana I Bassotti, ed ha un prezzo di 14,40. Allora, questo libro mi ha sorpresa completamente, non mi sarei mai aspettata di trovarci quello che effettivamente vi ho trovato. Allora, la storia parla di un uomo che diciamo lavora in borsa, ecco, ha un cliente per il quale ha acquistato delle azioni e proprio 2 giorni prima di Natale. Questo cliente deve andarsene per affari un paio di giorni fuori città, loro stanno a Londra, e la moglie appunto del suo cliente lo invita a trascorrere le vacanze natalizie in casa loro, di modo che possa parlare col marito quando tornerà da questo viaggio di lavoro e possa anche, ecco, godersi in pace le feste natalizie. Quindi il nostro protagonista, che si chiama Malcolm Warren, va appunto in questa bellissima casa e dalla moglie del suo cliente o comunque del suo compare di lavoro.
In questa casa ci trova tanti personaggi, troviamo appunto la moglie del suo cliente, troviamo un dottore, il dottor Green, troviamo i figli della coppia, il figlio della donna che aveva avuto insomma con un precedente matrimonio, il ragazzo di una delle figlie e una signora anziana. La signora Harley, che appunto anche lei, tutte queste persone sono lì per passare le vacanze natalizie. Lui praticamente ci trascorrerà la vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano e il giorno successivo che è domenica. Praticamente dopo i festeggiamenti del 24 dicembre, la mattina del 25 lui si sveglia, prende la finestra, scopre che sul suo balcone questa signora anziana appunto che era presente in casa è morta, perché praticamente la sera precedente, dato che lei soffriva di nervi e aveva ingerito delle pasticche per calmarsi, probabilmente queste l'hanno resa ancora più confusa e il caso ha voluto, comunque la disgrazia, ha voluto che cadesse dal terrazzo e quindi cadendo chiaramente nella terrazza sottostante morisse. Allora, che cosa succede? Succede che il protagonista, insomma, si ritrova immischiato insomma, in una faccenda un po' scomoda, perché ovviamente i personaggi sono tutti allibiti da ciò che è successo, non sanno come festeggiare il Natale, sono tutti nei loro pensieri, chi ha mancamenti, chi mal di testa, chi è sconvolto, chi vuole invece divertirsi, eccetera. Succede poi che lui, andando avanti nella storia, cercherà un po' di pace, di tranquillità andando a passeggiare fuori, e ben presto verrà scoperto un altro cadavere di un altro personaggio presente nella casa. Quindi niente, praticamente a questo punto la cosa comincia a farsi sospetta, e soprattutto è acclarato che la seconda persona trovata morta è sicuramente stata uccisa. Allora, la cosa bella di questo libro, io l'ho trovata, allora, prima di tutto mi ha un po' ricordato 10 piccoli indiani, perché anche se ovviamente la storia è completamente diversa, perché insomma siamo in una casa, abbiamo un tot di personaggi fissi, e tra questi appunto due muoiono, quindi il cerchio dei sospettati si restringe, ma allo stesso tempo noi vogliamo sapere chi degli altri personaggi è realmente l'assassino. Inoltre, la cosa che mi è piaciuta moltissimo è che il protagonista non è il classico protagonista di gialli che a volte insomma diventano anche un po' troppo curiosi, vogliono indagare da soli anzi cercano di evitare l'aiuto della polizia perché vogliono muoversi da soli. No, in questo caso abbiamo un protagonista che è quasi seccato da quello che sta succedendo in casa, perché lui voleva semplicemente trascorrere delle sanissime, tranquillissime vacanze di Natale, e quindi gli scoccia che siano successe queste cose, vorrebbe andarsene, trascorre tanto tempo in camera da solo per non essere disturbato, però purtroppo essendo sempre lui quello che trova i cadaveri deve essere interpellato dalla polizia, viene interrogato e lui non lo può sopportare. E oltretutto, casualità vuole che lui riesca sempre nella sua solitudine, o comunque nel suo voler stare da solo, a captare informazioni, pezzi di dialogo, a vedere persone che fanno certe cose, quindi sono tutti piccoli elementi, piccoli indizi che alla fine si accumulano nella sua mente e che in qualche modo lo spingono a fare riflessioni su ciò che sta accadendo. Quindi l'ho trovato, ecco, anche molto carino da questo punto di vista, cioè il protagonista è veramente particolare. È ovvio che a un certo punto della storia la curiosità la farà da padrone, e quindi lui effettivamente vorrà finalmente scoprire chi è l'assassino in quella casa. Mi è piaciuto molto il metodo di scrittura, perché ci sono delle lunghe descrizioni anche del flusso di pensieri del protagonista che ci permette di ripassare vari indizi e di collegarli in qualche maniera. E poi mi è piaciuta anche la suddivisione dei capitoli, perché sono suddivisi in base agli orari, quindi noi vediamo i vari giorni che appunto partono dal vigilia di Natale, arrivano a due giorni dopo, con i vari orari della giornata e che cosa il protagonista fa e pensa e vede in questi momenti. Insomma, un libro veramente avvincente, scritto molto bene, molto carina la storia, ve lo straconsiglio, molto molto carino. Il quarto libro che vi propongo, in questo caso non l'ho letto ma ho intenzione di leggerlo durante il mese di dicembre, è Il Natale di Poirot di Agatha Christie. Allora, Agatha Christie è una garanzia per quanto riguarda i gialli, e oltretutto appunto ho trovato questo ambientato proprio a Natale. In questo caso la trama dice che
Il Natale è di solito l'occasione per ritrovarsi tutti in famiglia, anche quando in realtà durante l'anno ci si odia, ma a Natale sembra sempre che riusciamo ad accantonare tutti i pensieri negativi pur di apparire una famiglia bella ed unita. È quello che succede a, vi dico anche il nome, Simeon Lee, che ha chiamato intorno a sé per Natale tutta la sua famiglia, anche i figli, i nipoti, anche coloro che appunto l'avevano lasciato da parte, avevano deciso di ribellarsi e di abbandonarlo. E praticamente questo vecchio signore viene ritrovato morto in una stanza chiusa dall'interno. Tutta la famiglia è sospettata perché tutti sembrano aver avuto un motivo valido per uccidere il vecchio patriarca, e quindi chiaramente Poirot si trova ad indagare e vedremo se riuscirà a risolvere il caso. Sicuramente sarà un bellissimo giallo e lo voglio leggere anche perché non ho mai letto niente con il protagonista Poirot, quindi vorrei cominciare proprio da questo. L'ultimo libro di cui vi parlo, come vi ho detto, è il grande classico del Natale ed è Canto di Natale di Charles Dickens. Io ho questa edizione Burr, ragazzi, al prezzo di 6,90€. Oltretutto mi è venuto il dubbio adesso che sia... Ah no, ecco, avevo il dubbio che fosse una versione semplificata per ragazzi, invece c'è scritto edizione integrale, quindi comunque anche questa la potete acquistare tutti. Anche questo libro mi piacerebbe leggerlo durante il mese di dicembre, perché non solo è una delle mie storie di Natale preferite, ma soprattutto non l'ho mai letto, ho soltanto visto le rappresentazioni... o cinematografiche, oppure conosco la storia perché un anno i miei genitori con i ragazzini del catechismo, insomma li ho aiutati anch'io, abbiamo messo in scena proprio questa storia, quindi ecco, la conosco più che altro per questo. Vabbè, è inutile dire la trama, abbiamo Ebenezer Scrooge, l'uomo più avaro, più cattivo che possa esistere, un uomo solo, un uomo pieno di rabbia, pieno di rancore, soprattutto appunto avaro, e che non riesce assolutamente a capire quale sia il significato del Natale, quale sia la sua utilità, perché lui considera soltanto le cose che hanno un ritorno economico, ecco. Durante la notte della vigilia di Natale riceverà la visita di tre fantasmi, il fantasma di Natale passati, presenti e futuri, che cercheranno in qualche maniera di fargli capire qual è il vero significato del Natale, che cosa si nasconde dietro a questa festività e soprattutto fargli capire com'è la sua vita adesso che è solo burbero e scontroso, e come sarebbe se invece fosse una persona più aperta di cuore. È una delle storie più belle che abbia mai sentito sul Natale, carica di significati, ma ne parlerò più approfonditamente in un video che uscirà tra un paio di settimane, se non erro, dove parlo dei film che sono stati realizzati perché tratti da libri, e uno di questi è sicuramente Canto di Natale, e sarà anche l'occasione per parlare del significato più profondo che Charles Dickens ha voluto dare a questa storia, perché non è semplicemente ciò che noi leggiamo, ecco, ci sono anche dei significati un po' più profondi, soprattutto la grande critica alla società dell'epoca e soprattutto la sua, critica alla povertà, all'analfabetismo, allo sfruttamento del lavoro minorile, eccetera. Quindi, insomma, un libro carico di significati, una storia meravigliosa, dolcissima e con un finale chiaramente pieno di buoni insegnamenti, quindi bellissimo. Bene ragazzi, il video finisce qui. Al termine di questo video troverete il riquadro su cui cliccare per vedere tutta la playlist dei libri dell'avvento. Chiaramente adesso ci sarà un video solo, ma piano piano ci saranno tutti i video. Io niente, vi ringrazio e spero che seguiate anche tutti i prossimi video. Ok, ci vediamo domani con un altro video. Ciao!